Ehi, hey, ciao, benvenuto o benvenuta. Questa è l'anteprima del video che segue. Sarò breve così che tu possa iniziare subito il video. Voglio solamente presentarmi e presentare il canale appena nato. Mi chiamo Simone, vivo qua a Tenerife da circa un anno con la mia fidanzata e in questo canale tratteremo principalmente Tenerife a 360 gradi, dalla cultura, alla cucina, al territorio, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ti chiedo di essere clemente perché è davvero uno dei miei primi video. Quello che segue è proprio il primo stato girato. Io sono super contento per questo, quello che è uscito, e ce ne saranno molti altri, sempre spero con più valore e più esperienza. E non ti voglio rubare altro tempo e ti lascio al video. Ti ringrazio e buona visione. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete visto dal titolo, oggi vi porterò in un luogo particolare. Ci troviamo a Los Gigantes, più precisamente vicino al porto, e vedete questo luogo che ha abbastanza caratteristiche. Ci vediamo dopo. Stiamo percorrendo la strada che ci condurrà al porto per raggiungere il luogo indicato. Prima di continuare, però, una breve sosta per mangiare. Buon appetito! Pausa gelato, come i bambini. Buono? Prima di continuare, però, colgo l'occasione per mostrarvi i tipici balconi canari realizzati in legno. Per fortuna sono ancora presenti oggi. Eccoci qui, siamo arrivati. Ci vediamo direttamente dentro. A questa porta si entrava dentro lo stabilimento. Come si può vedere, era molto grande, ma al giorno d'oggi rimane ben poco l'intatto di quel che c'era. Eccoci qui, adesso ci troviamo al suo interno, progettato dall'architetto César Manrique, di origine canaria. È stato chiuso intorno al 2017-2018, non c'è un anno preciso. La cosa particolare di questa struttura erano le piscine attive una volta con acqua salata, acqua del mare. La piscina al tempo era colma di turisti. Si possono trovare online ancora molte recensioni positive. Qui si può addirittura notare come l'acqua salata delle piscine ha corroso il pavimento. Questa cosa sarà stata una cucina. Sì, c'è la cappa lì, potrebbe sembrare, sì, una cucina. Mano a mano che proseguiamo, ora entriamo sempre più all'interno delle strutture della piscina. Guardate come nel tempo la polvere e la sporcizia si sono depositate sul terreno. Adesso ci troviamo dentro gli spogliatoi e troviamo questa porta col divieto. Potrebbe essere stato il ripostiglio dove tenevano gli attrezzi per pulire. Guardate in che condizioni è rimasto.
qua ci troviamo adesso all'interno, una delle zone che potrebbe essere stata la cucina, non so. Ci abbiamo un caffè? Insomma, c'era davvero di tutto in questo complesso di piscine, dal bar alla cucina, agli spogliatoi alle docce. Sicuramente era molto gettonato fra i turisti che venivano a visitare questa zona dell'isola. Ci troviamo adesso nella zona del bar e incontriamo graffiti recenti, dove l'ultima volta che eravamo entrati non c'erano. Il pavimento è strapieno di vetri in frantumi, causati dal vandalismo. Ora ci approcciamo a uscire ed è arrivato il momento di mostrarvi cosa nasconde questo luogo di così tanto speciale. Guardate che posto incredibile. Se pensiamo alle scene di degrado che abbiamo visto prima, sembra di essere da tutt'altra parte. A parer mio, queste rocce che stanno in cima danno quel tocco in più a questo luogo. Le scene che seguono ora parlano da sole. Vi lascio al rumore dell'acqua e delle onde. Sentite che pace. Oggi non c'è anima viva, si sta da Dio. Di solito qua è pieno di gente, comunque abbiamo già visto altre volte. Guardate che spazzatura, tutto rotto. Però veramente, non lo so, un'oasi nel deserto, si può dire. Eh già, provate a immaginare com'era qui anni fa, quando tutto era attivo. Ci sono foto che mostrano proprio qui dove siamo noi adesso la quantità di persone che venivano qui per rilassarsi e godersi tutto questo. Sarà stato forse l'oceano che era un po' agitato, ma non c'era anima viva, si stava troppo bene. Se siete anche voi appassionati di questi posti, ve lo consiglio tantissimo. Adesso torniamo su. Sullo sfondo sempre la Gomera. Adesso dobbiamo uscire, sì. Bene, direi che possiamo chiudere il video qui. Vi ho fatto vedere questa piccola chicca di Los Gigantes. Ricordo che questa è la mia prima volta davanti a una telecamera. Sto registrando col mio telefono, quindi è proprio low budget. Però da qualche parte bisogna pure iniziare, no? Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato fino a qui il video. Essendo uno dei nostri primi video, vi chiedo a voi cosa vi farebbe piacere vedere. Vi invito a commentare. Ho altri contenuti da portarvi prossimamente, quindi se vi va iscrivetevi a questo canale, facciamolo crescere insieme. E vi chiedo una cosa che vi farebbe davvero contento: se avete qualche amico, qualche conoscente, spero si senta bene col vento, se avete qualcuno che gli piacciono le escursioni, le cose un po' misteriose, quelle passeggiate all'aria aperta, questo genere di cose che tratteremo in questo canale, vi chiedo di condividerlo e farlo vedere ai vostri amici. E cerchiamo di spingere un po' su questo canale, mi farebbe davvero piacere perché siamo agli inizi e mi renderebbe davvero felice. Voglio portare tanti contenuti buoni, voglio impegnarmi tanto, voglio rendere questa isola veramente bella da vedere anche su YouTube, anche se ormai lo so c'è tantissima concorrenza,
però davvero nel tempo voglio migliorare, voglio portare dei contenuti sempre con più valore. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!